Attenzione, tra 5 secondi, speciale news, il telegiornale. Nuova medaglia d'oro per la spedizione azzurra agli europei di nuoto in svolgimento a Berlino. L'ha ottenuta la staffetta femminile della 4x200 donne guidata da Federica Pellegrini, Alice Mizzao, Stefania Pirozzi e Chiara Lucetti Masini. L'ultima frazione di Federica è di una rimonta pazzesca. Recupera i 4 secondi di ritardo dalla Svezia, convinta di agguantare il metallo prezioso, e si ritrova con 1 argento amaro. Bronzo all'Ungheria. Con il successo di oggi, la staffetta azzurra femminile ha vissato il titolo europeo ottenuto nel 2012 a Debrecen. Un popolare giornale inglese ha rivelato che in Iraq un gruppo armato, l'ISIS, avrebbe rapito diversi cittadini stranieri fra le zone di Aleppo e Idlib. Fra loro potrebbero esserci 2 italiani. Al momento non è possibile accertare se sono le volontarie italiane rapite in Siria e che per un complicato passaggio siano in mano a questo gruppo armato. Il padre di una di loro ha sottolineato l'inquietante silenzio del Ministero degli Esteri italiano sulla vicenda. Il capo della Protezione Civile Gabrielli è stato in visita in un campo scuola estivo in occasione di un progetto locale organizzato da una confraternita religiosa in un campeggio a Vieste nel Gargano. Lo stesso Gabrielli ha sottolineato la valenza dell'iniziativa, dedicata non solo al soccorso ma anche di tutelare il territorio e l'ambiente che lo circonda.